9 giorni di festival, 43 concerti, 150 musicisti provenienti da ogni parte del mondo, ospiti nei luoghi più suggestivi della città della fortuna, tra il mare, centro storico ed entroterra. Sono solo alcuni dei numeri vincenti del Fano Jazz by the Sea, festival internazionale di jazz e musica contemporanea, ormai parte del tessuto connettivo fanese, giunto quest'anno alla 32esima edizione. Sabato scorso l'intera città è stata coinvolta dai numerosi eventi in programma, un susseguirsi di note, improvvisazioni ed intreccio di sonorità che hanno esaltato la bellezza del territorio locale. Alle ore 18, presso l'Arco d'Augusto del Pincio di Fano, si è svolto il concerto dal balcone dei Dixie Brothers, che ha attirato l'attenzione dei passanti e coinvolto il pubblico presente. I Dixie Brothers, oggi protagonisti del concerto sul balcone, innanzitutto da dove venite? Sparsi, diciamo, un po' Fano, un po' Umbria, un gruppo mix. Voi non siete nuovi alla partecipazione a Fano Jazz? No, siamo vecchi perché siamo vecchi anche noi un po', quindi... Però è la prima volta che avete suonato dal balcone, che emozione si prova da lassù? Ah, fantastico, sembra di suonare su un drone. Tanti gli spettatori coinvolti durante i 9 giorni, dal ritmo travolgente di questo genere musicale nato agli inizi del XX secolo. Soddisfatto dei risultati ottenuti, Adriano Pedini, direttore artistico di uno dei festival più importanti della costa adriatica. Direi che sono andate benissimo perché siamo partiti con un grandissimo concerto qui all'Arco d'Augusto con tantissima gente, strabordante, un concerto che ha esaltato il pubblico, tutto il pubblico festante. Il giorno dopo ci siamo trovati all'ex anfiteatro Rust con una marea di gente alle 5 del mattino per il concerto dell'alba, che sono stati i due momenti che hanno dato inizio a questo festival, che ha rappresentato per noi un'altra tappa. Siamo arrivati al 32esimo anno di età, quindi siamo diventati grandicelli. Le aspettative musicali sono state all'altezza, tutti i musicisti hanno dato il meglio, le sessioni che avevamo messo in campo come Exodus Stage, Young Stage, sono state seguite. Abbiamo fatto alla San Francesco e alla Pinacoteca, abbiamo fatto sempre il tutto esaurito. Il pubblico, abbiamo notato un pubblico che è venuto da fuori Fano, questo quindi ci conforta, ci dà anche il senso della dimensione del festival, che vuole essere un festival attrattivo anche per coloro che vengono da fuori Fano. Quindi siamo contenti, grandi le collaborazioni anche con le associazioni del territorio, e quindi possiamo essere più che soddisfatti di questa 32esima edizione. Al termine del concerto la band è salita a bordo delle cargo bike messe a disposizione da FIAB Fano Forbici, per poi percorrere le strade del centro storico e della zona mare, con tappa finale al Jazz Village, allestito di fronte alla Rocca Malatestiana. È da un po' di anni che con Fano Jazz by the Sea collaboriamo per organizzare questa pedalata, in cui abbiamo portato in giro dei musicisti, 4 musicisti a bordo delle cargo bike che ci hanno messo a disposizione i nostri soci, i nostri amici. Questo lo facciamo principalmente perché per dimostrare che con la bici si può fare tutto, tra cui anche, speriamo in un futuro più vicino possibile, anche l'utilizzo di queste cargo bike con anche pedalata assistita per il trasporto delle merci anche nei centri storici, nelle ZTL, in modo da evitare l'utilizzo a volte anche eccessivo di furgoni, furgoncini, ma anche tir in queste zone, diciamo, più protette, più delicate, dove ci sono parecchie persone a piedi o in bicicletta. Questo non lo diciamo perché siamo fanatici della bicicletta, ma per una questione di sicurezza dei cittadini.